Allora, dato che buongiorno a tutti, buonanotte se lo guardate di notte e buonasera se lo guardate di sera, dato che mi ha preso particolarmente questo giochino, andiamo oggi a creare da un'altra mod un tipo di autovettura. Fatemi sapere se nelle prossime puntate vi piacerebbe vedere un'auto da drift. Ammetto che non sono un grande esperto di drifting, di impostazioni di auto drifting, però se nel caso vi interessasse mi informo, insomma, guardo un po' quali sono le migliori opzioni per creare un'auto da drift. Fatemelo sapere nei commenti, tanto non lo guarderà nessuno, quindi nessuno commenterà, quindi la farò per i fatti miei. Andiamo avanti. Allora, creiamo una piccola utilitaria italiana che poi andremo a provare nella nuova mappa di Italia Light, che ho scoperto essere un pochino più vivibile rispetto all'Italia normale, che è troppo pesante e il mio povero computer non riesce. Già ho scoperto ieri nella creazione della hypercar iperprototipo che il computer va in pappa nella schermata, quella completamente bianca, insomma, dove c'è l'infinito orizzonte, e proprio non riesce neanche a gestirla. Creiamo questa piccola utilitaria italiana che è un misto tra uno schifo e uno schifo. Andiamo a scorrere se c'è dell'altro. Allora, brutta è brutta. Noi cerchiamo di fare del brutto un coso qua più brutto. Due porte, hatchback, non si capisce, è un misto tra una Renault 5, una 126, una Y10, una diarrea improvvisa. Questa è la fiestina, però poi potrei farla, c'è anche la fiestina pick up. Allora, il telaio di questa macchina lo facciamo in acciaio, ovviamente ci mettiamo, guardate la ruota possente. Allora, materiale del telaio, no, autocarri leggero, telaio traliccio, monoscocca su in acciaio, manco zincato, ce lo mettiamo e ci mettiamo un bel motore centrale longitudinale. No, sto scherzando, mettiamoci questo qua, poi farò anche una versione, magari se viene bene, adesso vediamo se viene bene, una versione un pochino più azzetta, sportività al minimo, a sale con balestra. Avanti ci mettiamo il MacPherson e dietro ci mettiamo le balestre. La qualità la lasciamo standard perché essendo una macchina italiana deve fare la ruggine. Ci mettiamo un 4 cilindri in ghisaccia e la facciamo un bel 6,50 di cilindrata. Scendi caro, scendi ancora, no, no, scendi. Il motore più piccolo della storia dei motori più piccoli, dai, facciamo una 750, dai, non ce la faccio a fare più piccolo.
Non è neanche prevista al gioco, credo. No, piccolo, piccolo, piccolo. 600, 650, 650. Ok, 647, 651, ok, 649, no, 650, dai. Aste bilancieri, due cacchiettissimi. Ho sbagliato. Ok, motore in ghisa, nessun tipo di... Ovviamente ghisa, ghisa, ghisa. Sparniscio. Allora, compressione scarsa, profilo del cam normale, anche basso, niente, niente. Aspirato, questo lasciamo così, 5008, non ci arriverà mai sto motore, no? Carburatore monocorpo. Carburatore singolo, prestazioni standard, bassa qualità, super con piombo, normale, super senza piombo, almeno quella gliela diamo. Allora, fuso semplice, perfetto, più piccolo possibile. Catalizzatore, catalizzatore nessuno. Flusso inverso, oddio, cos'è? È underpower. 43 Nm per 24 cavalli. Allora, andiamo indietro, andiamo indietro. Allora, diamo un po' di compressione in più e così diminuisce il Nm e anche i cavalli. Perfetto. Allora, ecco qua, 27 cavalli. La possiamo fare, dai. Profilo del cambio, lo alziamo un po'. Dai, si sale, dai. 29 cavalli, 29 cavalli. E poi il problema è che non c'è molto, molto alto in più per farli guadagnare un po' di cavalleria. Andiamo a vedere se alzando qua si alza qualcosa. No, sì, succede un macello qua. Allora, 48, un po' più o meno giri, 46, 47, avevo visto un 48 Nm e 29 cavalli, no, cavalli a meno 30. Ecco, qua, abbiamo un 48 cavalli, 48, un 30 cavalli con 48 Nm. Se aumento un po', la legalità non succede nulla, quindi lasciamolo così. Ok, teniamo un attimo indietro, vediamo di livellare un pochino la curva. Ok, ancora un pochino. Ok, riusciamo a riprenderci questo cavallino che abbiamo perso. Ok, 50 Nm. Vai, vai, ce la possiamo fare. 30 cavalli. No, lascia così. Perfetto, bellissimo. Ah, ho guadagnato un cavallo con un po' di qualità. Dai, almeno più 5 gliela diamo. Non serve a niente, non cambia nulla. Quindi lasciamo così. Andiamo avanti. Qui abbiamo il tubo scarico, semplice. Lo facciamo ancora più piccolo. Così. Ora come sale. È un motorone questo. Dai, 31 cavalli, oh, con la qualità aumentata. No, ma lasciamo così. Proviamolo, proviamolo. Allora, 29,6 cavalli, manco 30. Sono curioso di vedere poi alla fine quando faremo la prova sul circuito che cosa ne esce. Dici che si pianta, eh?
No, peccato, la vado pianta tutto. Ok. Allora, mod stava piantando tutto. Allora, qui abbiamo questo affare qui. Qui abbiamo questo affare qui. Qui abbiamo questo, si può raddrizzare un po'. Ah, è veramente brutta questa cosa. È veramente una cosa schifosa questa macchina, è una cosa bruttissima. Non si può fare neanche nulla. Farla fare più grassottella, basta. Ah, addirittura si può anche far uscire il telaio da dentro, anche lì è talmente corta che esce il telaio. Ah, perché si può fare anche più larga di tetto. Allora, un po' meno. Ah, via di mezzo. Ah, ecco. Cristo santo, quanto sembra. Cioè, esce praticamente fuori la base il ponte elevatore. Vedi che qua esce fuori il qua, devo fare un po' più lunga perché mi esce il telaio da sotto. Questi cosa ci fanno questi qua? Ah, escono fuori le sospensioni. Oddio. No, dai. Ah no, escono le sospensioni. Non ci si può fare nulla. No, dai, escono le sospensioni, ragazzi. Proviamo a vedere questo. No, pianta tutto. No, provo a usare delle altre sospensioni, insomma, se si spianta, perché lì è piantato. Proviamo a ripartire. Sì. Quando si lavora con le mod, il problema è dietro l'angolo. Si è verificato un ottimo aggiornamento, non ancora fatto. Non si è ancora chiuso, si vede. Non si era ancora chiuso bene. Vediamo. Peccato. Sì, adesso mi è venuto in mente che potrei fare così. Probabilmente quelle sospensioni lì non bene. Per quel tipo di veicolo lì, e quindi escono fuori. Dovrei creare delle nuove sospensioni, magari una balestra anche davanti. Non lo so. Comunque pensavo fosse più... è veramente esteticamente inconcepibile quell'autovettura. Vediamo se si pianta di nuovo, o se mi ha salvato qualcosa, se non mi ha salvata. Sì, salvare me l'avrebbe anche salvata. Vediamo cosa è rimasto, se ripianta computer. Ovviamente passeremo ad un'altra soluzione. Sembra che non voglia proprio caricarla questa macchina. Allora, vediamo un po'. Cambiamo
tipo di sospensione e ci mettiamo il doppio braccio oscillante. Ok, vedi che allora quindi facciamo questa qua, però a questo punto io vorrei quell'altra. Questa non piace, non mi piace questa. Questa si può anche abbassare un po' così, eh? Ah, però no, non sto scherzando. Questo culettino un pochino più, eh? Come si esce da qua? Via 30 cavalli, lasciatemelo stare. Proviamo questa. Proviamo a aspettare un po'. Perché una volta che poi riesce a caricarlo sembra funzionare. È proprio questo scoglio iniziale che lo devasta. Ok, mi sembra che sì, la forma fosse rimasta quella che ci avevo dato io, no. Allora no, perché questo usciva e questo usciva. Allora questo un po' più stretto ma non di troppo. Ok. Qui avevamo detto che volevo dritto così qua. Bene. Può allargare? Certo, largo. Guarda come si allarga. Guarda. Oh! Questa è ospita di. Andiamo avanti. Ovviamente per una macchina così ci vuole un colore. Può accompagnare solo un colore. Nuovo colore. Un nuovo colore. Un colore. Color. A modificare senza lamelle e senza cosa, un colore può accompagnare solo un color piastrella del bagno. Ok, andiamo avanti, non faccio nulla di che. No, vedo delle cromature che non vanno bene. Tornare. Salva, chiamiamolo Pale. Avanti, se no, perché poi se no mi fa. Devo cambiare le cromature qua. Non me le fa sistemare. No, che cacchio dico. Allora, variante. Dov'è il mio Pale? È questo? No. No, siamo capiti. Però anche questo qua non è male, eh? Togliendoci il lamellato. Ah, viene così. Vabbè. Sì, ma io avevo chiesto un nuovo colore, ma non me l'hai salvato. Pale. Ok, salva. Ok, grazie. Eccolo qua. Allora, ora ha preso questo. Il corpo principale lo vogliamo così. Qui cosa ci abbiamo? Plastica. No. Signor Pale. Questa era la secondaria. Era un po' secondaria. Ok. No, signor Pale. Il cofano sarà cofano, suppongo. Esatto. Poi tutti gli assetti in plastica. Perché deve essere un cosa chip variante in plastica. Ok, e cerchi, va bene, quelli che ci sono. Ok, andiamo avanti. Faretto, ci mettiamo un bel faretto di
questo, che mi ricorda quello di una bella vecchia macchina italiana che non funziona. Sono anche questo qui che me ne ricorda un'altra. Fare da Twingo ci sarebbe bene. Vediamo un po'. Fammi mettere questo. Ok, perfetto. Guarda qua. Anche più piccino. Ok, andiamo a vedere. C'è una bella griglietta in pura plastica. Più corta, ok, più larga, più corta, ok, plastica, plastica e plastica, ok, leggermente se la mettessi in griglia, no, eh. Spostare un pochino più questo indietro, indietro, ok. Ok, queste sono 2-4, perfetto. Mettiamoci un bel paio di frecce. Un bel paio di frecce. Così, più piccine, ok, con una bella bordatura in pura plastica. Poi andiamo a metterci un bel paraurti. Un bel paraurti, questo qua, mettiamoci questo. Allora, bel paraurti, questo mi sembrava fosse troppo grosso, quindi andiamo a metterci questo, ovviamente nella misura in cui. Ok, anche leggermente più sottile, pallido e un po' perso, come dicevo. Troppo a punta, quindi allora lo sposterei ancora un po' più in giù. Lo chiuderei un pochino in modo che si sia lì, però sia ci stia. Questi li porterei un po' più in giù, le freccine. Ok, e poi ci vuole la mia singola. Allora, singola, lunga, 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 corta, corta, stretta, stretta, cazza, cazza, mesci, mesci. Vai. No, non me lo fa fare, è buggato. No, che palle. È buggato, buggato, buggato. È buggato, ragazzi. Devo metterla non buggata. Per non buggare devo fare così. Oddio. Che continua a buggarsi. Che tumarone. Niente, non ce la posso mettere. Ci devo mettere un'altra griglia. Allora, un'altra griglietta. Anche no. Poi ci mettiamo la freccia laterale. In pura plastica. Poi ci mettiamo la maniglia.
in puro stile anni d'oro. È un signor coupé, ragazzi, un signor coupé. Poi ci mettiamo un cazzin. Doppio. Ci mettiamo un'altra griglia. Vicina. Giù. Ok, apply in vernice, sì, la certo vernice, plastica. Plastica ovviamente. Poi ci mettiamo il tercicicci. Tercicicci. Ok, un altro tercicicci. Meno uguale, sembra di sì. Ce l'abbiamo messi, questo è un po' storto. Aspetta, forse c'è qualcosa che non va. Ok, qui meglio. No, qui peggio. Poi andiamo gli specchietti è già tanto se c'è questi, vediamo, forse c'è uno specchietto proprio, lo specchietto più cheap che c'è. Questo lo creiamo noi cheap. Questo qua non è tanto cheap perché non so, no? Uno specchietto cromato di una certa. Ovviamente posto, ovviamente di plastica. Ok, posto, posto, posto. Andiamo a fare il dietro. Il dietro abbiamo da mettere innanzitutto il paraurti uguale a quello davanti, che non sarà facile. Perché trovare la misura giusta non sarà facile. Ok, un po' più in su. Poi ci mettiamo i fanali posteriori. Fanali posteriori. Ci mettiamo un fanalino. Tipo questo. No, si è piantato di nuovo, aspetta.
Si è piantata di nuovo. Ok. Proprio il ciccio. Ok, si è ripianta. Non gli garbano questi fanali qua. Cioè, in realtà non credo che gli garbi tutta la macchina, no? Allora, poi c'erano delle altre manigline che erano interessanti perché avevano niente. Credo che fosse questa o questa, no, no, niente, sembrava che ci fosse un'altra maniglia un pochino più, fatta peggio. Ok, questo mettiamo qua in pura plastica. Eppure mi sembra di averle viste. Niente, no, non l'ho visto. Mi sono sbagliato. Queste sono questa qui, queste sono questa qua, queste sono questa qui. Mettiamoci per aprire il bagagliaio questa, anche troppo. Dimensione, cioè plastica, dimensione plastica. Ok, ho messo questo è troppo lungo, facciamo un po', ok, così. No, non hai capito, non ci siamo capiti. Quale parte di devi rimanere lì, no? Chiara il cervello. Ok. Mazza quanto è brutto. Poi ci mettiamo. La radio ce la mettiamo. Ah, mettiamoci lo scarico ci mettiamo ovviamente questo. Dimensioni infinitesimali e ovviamente in pura coso nero. Ok. Poi abbiamo, vedete, il tappo del carburante, che ovviamente essendo un tappo da carburante deve essere in pura plastica. Estremamente brutto. Poi andiamo ad aggiungere la antenna, che dovrebbe esserci un'antennina di questi qui. Lo fai un po' vedere. Questa com'è? Ecco, questa va già bene. Se caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. Allora, tatanca, tanca, 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 la targa, la targa, la targa, la mettiamo ovviamente come economica. Mettiamo nera perché una volta le targhe erano nere. Passiamo un pochino. Ok, e andiamo anche davanti, ovviamente più piccina, tac, e direi che ci siamo. Andiamo a selezionare i cerchioni, cerchioni per una macchina del genere, ci sono questi, ci sono questi. Non sono malaccio e penso che siano i migliori questi. Attenzione, questi qua anche sono belli. Questi sono tipo già più moderni, o anche questi. Oh, tornata la musica, che bello.
No, no, troppo anni indietro. Questi qua non sono male. Questi qua, allora, abbiamo messo tutto? Capo del carburante, uno spoiler non ce lo vogliamo mettere, una presa d'aria non ce la vogliamo mettere. No. L'antenna ce l'abbiamo messa perché ha l'autoradio questa macchina. Motore, allora, ovviamente trasversale, potremmo anche fare la 4x4. Velocità massima, ecco che non si è ripiantato. Dai, non puoi. No, che fa? Devi resistere ancora poco. Devi resistere ancora poco. Ok, devi resistere ancora poco. No, che 4x4. Non gli garba questa, eh? Certo che se speriamo manuale, 4 marce, sì, 140, sognateli. Blocco differenziale nessuno. Ok, media economica. 135, 135, va bene. Però vanno un po' aspettati, che non è cosa nuova. Ancora un pochetto. Ok, cerchio va bene da 10, facciamo anche da 11, dai, sporchiamo. Crepi l'avarizio. In acciaio ovviamente, freno a tamburo davanti. Freno tamburo davanti, per il comfort va benissimo, 60 e 40, qualità scarsa, fondo nessuno, raffreddamento nessuno, due posti, no, ci mettiamo, ah, non ci possono stare, dai, non puoi fare un coupé con questa macchina, su, forza, e dai, vabbè. Interni base, lettore CD, infotainment base, no, lettore CD che anche troppo che c'ha il CD. Servo sterzo nessuno, controllo la trazione nessuno e soprattutto nessun tipo di sicurezza, no, vabbè. Base anni 90, dai. Molle standard, doppio tubo, antirollio passivo, allora, cosa mi succede? Normale? Cazzo che assettina che gli viene. Forse un po' meno. Ok, applicato, volevo vedere qua l'assetto. Sta di prova. Io penso che nel pezzo che misuro io ci metta almeno una settimana. Da 0 a 100 in 25 secondi, 24 e 8. Se avete voglia di aspettare un'oretta e un quarto, aspettiamo il primo checkpoint, poi
Sgomma anche, ti rendi conto? Riesce persino a sgommare questa macchina. Ok, diamole un nome. Allora, GGF650, che non è un pick up. GGF650. Spazio. E andiamo, speriamo indietro a mettere i loghi, speriamo che non si ripianti un'altra volta. Ok, un po' mi vergogno a mettere il mio logo su questa macchina, ma d'altra parte è una nostra creazione e quindi è giusto che la firmiamo con il dovuto rispetto, eh? Dietro. Ok. L'unica parte cromata della macchina. O dietro c'è qualcosa che la strabagga, vedi? Ok, va benissimo, lasciare così, non lo toccare più. Allora, andiamo a salvare. Foto diritto, ovviamente le facciamo in ufficio al chiuso. In modo che nessuno possa vedere questo capolavoro. E poi andiamo a fare il test su strada. Allora, bassina di fa. Allora, livello va bene, posizione in auto, angolo di sterzata troppo. Ok, staccati un po', perfetto. Fotoclick, fotoclick, alzati un po', alzati un po', telecamera, focus on car, fotoclick e fotoclick. Andiamo a esportare su il nostro non so perché ci sta mettendo così tanto, è proprio questa cosa che rallenta un po' tutto. Mi sa che adesso la esporto e poi temo che la estirperò dalla produzione, no? Ok, vedi, proprio nel caricamento è proprio ok, tac. Usciamo da qua. Usciamo da qua e usciamo da qua. Andiamo qua. Mi sto ancora registrando, perfetto. Stavo scherzando.
facciamo il nostro test sulla nuova mappa italiana. La mettiamo qui default, no, facciamo Fastello. Adesso cambio il manuale, sì. Ci metto un po' a caricare comunque, sì, eh? Anche se è light, è sempre abbastanza complessa come mappa. Poi non so com'è, ma oggi il computer non si voleva avviare, non so se ha qualche cosa da rivedere. Ok, allora andiamo alla nostra macchina. Non c'è più. Non c'è. Attenzione. Attenzione, non c'è. E non è vero che c'è. Purtroppo c'è. Purtroppo. L'ha esportata nel modo giusto. Andiamo a vedere il funzionamento. Fumata nera, le luci come al solito, avanti abbaglianti spente, dietro ok, ci siamo, frecce funziona, le frecce funzionano tutte a meraviglia, è l'unica che funziona tutte le frecce in modo come devono funzionare. Forse lo specchietto è un po' piccolo, eh? Mettiamo la nostra prima e andiamo a esplorare senza il nostro servosterzo. Idea di quanto sia duro sto sterzo, manco pesasse 800 kg questa macchina. Andiamo un pochino a esplorare, siamo in quarta massima marcia. Ieri ho provato un po' questa mappa e questa strada qua mettevo molto meno per farla con le altre macchine. Guardate che il panorama però. Dove l'ho trovato un panorama così? E soprattutto una macchina così. Dove l'ha trovata? Che sgoma anche. Guardiamola così, così ce la gustiamo un po' di più il panorama, eh? Ci gustiamo meno questo capolavoro di macchina che però sta dando i suoi frutti. Oh, non sembra, ma i suoi 30 cavalli ce li ha, eh? Escono tutti fuori, vengono scaricati tutti a terra, eh.
Spero che il video stia uscendo bene e che non laghi, perché ho come la vaga impressione che in questa zona qua verrà un po' a scatti, non lo so. Aspetta un attimo, fermo un attimo qua, faccio una cosa, scusate. Allora, vediamo un po' qua cosa ho già messo. Perché cos'è che fa così adesso? Che è successo? Oddio, che è successo? Proviamo a c'è un freno a mano, qualcosa? No. Freno a mano è tirato. Le frecce sono accese, perché? C'è un blocco di qualcosa. Ah, oh, signore, che è successo? Allora, rimettiamolo un po'. Ma non ci credo. Non cammina più. Non cammina più. Non ho toccato nulla. Cioè si spegne come se ci fosse un freno. Comunque, controlliamo la velocità massima sull'autostrada californiana. E poi ci salutiamo perché veramente. Allora, qui mi dice che la. No, il processore è utilizzato al 17%, ora non sta facendo niente. La scheda video è praticamente inutilizzata. Ok, vediamo un po'. Allora, la nostra macchinetta. Allora, proviamo. Allora, mettiamo. Mamma mia, c'ho la schiacciata la frizione. Ok. Sì, 21% la CPU, 23. Non dovrebbe scattare. Guarda come tira 95, 96. Più di 98 mi sa che non va. Stacca là. Cala, cala. Velocità massima 98. E con questa torniamo al tendone. Ciao.